Infatti penso si vedrà le condizioni, si vedranno le condizioni di questa palette, purtroppo è una cosa indecente. Penso che il pennello in dotazione peggiori di gran lunga la situazione, quindi prelevarli con questo pennello qua è veramente un disastro. E soprattutto è meglio fare prima il trucco occhi, perché una volta ho fatto la base, ho utilizzato, poi oltretutto ha dei bellissimi colori che scrivono bene, però veramente ho utilizzato questi colori scuri, è venuto un pastrocchio sotto l'occhio, cioè ho dovuto rifare tutta la base, quindi sì, adesso praticamente lo so, la conosco, quindi faccio prima il trucco occhi, che sono tranquilla. Mi dispiace davvero tanto perché gli ombretti in realtà una volta stesi, lavorati un po', diciamo così, e sotto bisogna mettere una base per ombretti, secondo me, valida. Sono buoni, quindi sì, insomma, detta così non è che l'ho salvata più di tanto, però diciamo che alla fine si può utilizzare, quindi ci sono varie escamotage anche per quanto riguarda la palette, se magari non funziona tantissimo. E ora passiamo ai top. Mi sono resa conto che sono tutti prodotti Essence perché stavo registrando al mio cagnolino, ho iniziato ad abbaiare, quindi adesso ho imparato ad abbaiare e si è divertito parecchio. E quindi nel mentre avevo già cominciato a illustrare qualche prodotto e mi sono accorta che questo mese sono tutti dell'Essence, poco male. Comincio parlandovi dei mascara. Il mascara, vabbè, di questo mese è lui, senz'altro, quello nuovo, il Lash Princess. Sono sulla scia delle principesse. E mi è piaciuto veramente tantissimo. Ha questo scovolino che secondo me aiuta davvero tanto a incurvare le ciglia, le prende bene. E oltretutto adesso ho imparato anche un modo per lavorarle. Al più presto farò un video magari dove mi trucco, vi faccio vedere come secondo me appunto mi incurva benissimo, ce l'ho su anche ora e mi sta piacendo da matti. Sono contenta che sia nella linea permanente perché se non ho capito male, e forse non c'è già più perché non ci ho fatto caso, però credo non ci sia più questo qui che io ho adorato davvero tanto ed è quello con le palline. Anche lui devo dire me le allungava, me le incurvava bene, quindi riuscivo a lavorarle e mi è piaciuto veramente tanto. Però ora c'è un valido sostituto, quindi se vi interessa diciamo anche un paragone, credo che questi due mascara siano abbastanza complementari. Penso che si dica così, comunque sono un valido sostituto uno dell'altro, mettiamola così che è meglio. Costa 4,19 € quindi si può fare. Questa forse costava di meno, 3 euro e qualcosa, comunque va bene così. Poi ovviamente la base per ombretti, la Love Stage, che io ho comprato appunto da pochissimo, l'avevo sempre snobbata, devo dire la verità, anche perché ho diverse basi per ombretti con le quali io mi trovo bene, quindi volevo terminare loro. Però incuriosita, ho detto, ma sì, proviamola così. Per curiosità, è quella, ma ormai la conoscete tutti, che ha lo scovolino che sembra un lip gloss, è molto colorata, quindi vi consiglio se volete fare comunque un trucco di schiarire la palpebra, perché come vedete è una base molto aranciata. Questo è un diciamo lato anche positivo per chi ha la palpebra magari con delle venuzze molto evidenti, le nasconde benissimo, funge un po' da correttore barra fondotinta, trattiene molto bene gli ombretti, quindi aumenta la loro tenuta, non vanno nelle pieghette, li ho provati quasi con tutti e come vedete proprio
lascio il link di Facebook che vi porta, se non sbaglio, a Instagram, e lì c'è la foto di tutti gli swatch. Lui, in combinazione con questa fantastica palette, sì, lo so, non è per gli occhi, però io l'ho comprata apposta per questo esperimento e sono davvero contenta, perché questa cialda scrive molto bene e ho sempre pensato, appena l'ho vista sul sito, ho pensato a questo trucco occhi e devo dire che sono troppo contenta. Ovviamente la resa è stupefacente grazie anche all'utilizzo di questo qui. Non l'ho mai utilizzata da sola, ma credo che secondo me è carina uguale. Però insieme fanno proprio il trucco occhi luminoso per eccellenza. Quando volete uno sguardo fresco e luminoso, secondo me la combinazione di un ombretto in crema a effetto metallizzato, diciamo così, perché già da solo è molto luminoso, però effetto metallizzato con degli ombretti opachi rende veramente lo sguardo luminoso e freschissimo. Presto mi truccherò con questa combinazione di due prodotti, magari anche con l'applicazione del mascara, e vi faccio vedere qual è il mio trucco occhi per eccellenza che preferisco in questo periodo, proprio quando con le mattine ci alziamo e non siamo ovviamente fresche, però vogliamo, no, essere carine senza neanche troppe elaborazioni, perché non è un trucco assolutamente difficile, proprio perché abbiamo questa base che aiuta veramente tanto. Questi sono stati i miei prodotti top e flop. Io ringrazio ancora tantissimo Pazza Sesi, io ti adoro, lo sai, e ringrazio anche tutte le ragazze che hanno fatto i video top e flop in collaborazione, quindi che hanno aderito alla pazza collaborazione. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri video, e se magari mi riconoscete mettete il link del vostro video qui sotto che vengo a vederlo, tanto andrò anche a curiosare sul canale di Pazza Sesi, perché so che lei metterà il link di tutte le ragazze, cioè il link dei video appunto di tutte le ragazze che hanno partecipato, quindi andate a sbirciare, perché io mi sono divertita veramente tanto a conoscere tutte queste ragazze.